Qual è la differenza tra l'io e il sé? L'io non ha un'esistenza reale, ma è la caratteristica che ha l'individuo nella condizione umana tramite le sue componenti fisica, astrale e mentale. Questa condizione dà vita a una personalità fittizia, che è appunto l'io. Quando l'individuo non ha più bisogno di essere uomo, tale personalità cessa di esistere. Ma per giungere a questo, l'individuo deve terminare di costituire la sua coscienza, cioè se stesso come uomo. Per fare questo, ha bisogno di costruire un'immagine di se stesso, non solo fisica, ma anche caratteriale, che sia in un primo momento alla pari degli altri individui e poi che sia meglio degli altri, per cui l'io un po' alla volta si compone un'immagine di potenza, per cui cerca sempre di mostrare la propria superiorità nei confronti degli altri individui incarnati con lui. Perciò l'io non esiste, è solo un effimero riflesso del sé, dell'essere.